La risposta alla domanda chi scatta meglio tra un top gamma, un ex top gamma, uno smartphone di fascia medio-alta e uno di fascia media è abbastanza scontata e infatti lo scopo del confronto odierno non è di certo quello di stabilire chi è il miglior camerafone tra quelli citati nel video, bensì quello di mostrarvi le differenze pratiche in termini fotografici tra quattro smartphone dal prezzo molto differente tra loro. A rappresentanza dei top gamma c'è il Galaxy S20, smartphone dal prezzo medio di 750€, con sensore fotografico principale da oltre mezzo pollice, stabilizzato otticamente. Anche il Galaxy Note 10, che rappresenta i top gamma dello scorso anno, ha la stabilizzazione ottica, ma il sensore fotografico è questa volta da 1 su 2.55 pollici. Prezzo medio del Note 10, 650€. A rappresentare la fascia alta, o anche i mezzi top gamma come li chiamo io, c'è lo Xiaomi Mi 9T Pro, dal prezzo medio di 370€ e con il suo sensore fotografico principale da mezzo pollice non stabilizzato otticamente. Così come non è stabilizzato il sensore da oltre mezzo pollice del Realme X2, che oggi rappresenta bene la fascia media con un costo di circa 280€. Riguardo le caratteristiche tecniche, mi sono fermato a dimensione del sensore principale e presenza o assenza di stabilizzazione ottica, perché, secondo la mia esperienza, sono gli elementi che, insieme all'elaborazione software, influenzano maggiormente l'esperienza di scatto su smartphone e i relativi risultati. Sono molto importanti ovviamente anche la qualità delle lenti, l'apertura del diaframma, il processore d'immagine e anche i megapixel. Ma fidatevi che avere tanti megapixel aiuta solo fino a un certo punto se non ci sono altri presupposti. Fatta questa doverosa premessa, passiamo al commento delle fotografie. Sulle storie Instagram che ho pubblicato lunedì, tramite le quali non si può di certo valutare il dettaglio fine, tra queste 4 foto il 45% di voi ha votato S20, il 37% Note 10, il 13% Mi 9T Pro e il 5% Realme X2. Della foto di S20 vi hanno probabilmente colpito i contrasti accentuati, ma personalmente reputo migliore la foto di Note 10, visto che quella di S20 vede un cielo troppo carico, la gran parte delle nuvole bruciate e dettagli dell'albero e del palazzo troppo scuri, difetti assenti sulla foto del Note. D'altra parte S20 ha catturato qualche dettaglio in più degli altri tre, seguito dal Note Mi 9T Pro e X2, ma parliamo di differenze molto piccole. Dal punto di vista cromatico e della gamma dinamica invece, ribadisco che secondo me in questa foto vince il Note, mentre gli altri tre li do più o meno alla pari, perché S20, pur avendo rovinato alcuni elementi, ha lavorato bene in termini di luce data al soggetto centrale. Mi 9T Pro ha scurito un po' il palazzo, ma in compenso cielo e nuvole risultano migliori rispetto ad S20, mentre Realme X2 ha lavorato molto bene sull'HDR, ma ha caricato un po' troppo i colori. Della stessa scena, immortalata però con le fotocamere grandangolari, non ho pubblicato un sondaggio, ma credo non ci siano dubbi sul fatto che quella di Note 10 sia complessivamente migliore. Fra le altre tre, vince sicuramente quella di S20, soprattutto per nitidezza e dettaglio. Mi 9T Pro e Realme X2 hanno elaborato le immagini in maniera molto differente, e sinceramente non riesco ad esprimere una preferenza. Passando ad una scena più facile, perché non ci sono tutti i contrasti tra forti luci ed ombre della scena precedente, direi che le differenze sono davvero minime, e anche andando a guardare il dettaglio sono più o meno tutti lì, con S20 che per qualche strano motivo risulta leggermente meno definito degli altri tre. Della stessa scena con il grandangolo ho pubblicato il sondaggio. Il 40% di voi ha votato Note 10, il 30% S20, il 23% Mi 9T Pro e il 7% l'X2. E in questo caso sono completamente d'accordo con voi. Note 10 offre la gamma dinamica migliore grazie ad un ottimo HDR, ma a differenza di X2 non ha esagerato nel caricare certi colori e offre più definizione. S20 ha fatto bene, ma con una gamma dinamica un po' inferiore rispetto al Note, e vale lo stesso discorso passando da S20 a Mi 9T Pro. In questa foto zoom 5x si sono comportati tutti bene, ma già a primo impatto si vede che Realme X2, l'unico sprovvisto di una fotocamera zoom dedicata, è quello che ha catturato meno dettaglio, e di questo ne abbiamo conferma effettuando un crop delle immagini. Sempre guardando i 4 crop, per dettaglio, primo Note 10, secondo S20 e terzo Mi 9T Pro. Facendo uno zoom 10x invece, primo S20, secondo Note 10 e terzo, distanziato di parecchio, il Mi 9T Pro, che a sua volta stacca decisamente l'X2. Passando a queste macro, il 59% di chi ha partecipato al sondaggio su Instagram ha preferito la foto di Mi 9T Pro, il 24% quella di Realme X2,
il 10% quella di S20 e il 7% quella del Note. Riguardo il netto primato di Mi 9T Pro in questa foto, mi trovate completamente d'accordo. È lo scatto più naturale e se la gioca con il Note per dettaglio. Sono d'accordo anche sul secondo posto di Realme X2, perché seppure abbia catturato meno dettaglio di Mi 9T Pro e Note 10, ha ravvivato per bene il giallo senza snaturare troppo i restanti colori. Tra S20 e Note 10 invece vi dico meglio il Note 10, perché ha inscurito meno l'immagine e mostra più dettaglio grazie ad una messa a fuoco più precisa. Altra foto con soggetti dai colori vivaci, e anche in questo caso sono d'accordo con voi che avete votato per lo più Mi 9T Pro, l'unico che ha reso giustizia ai colori di questi frutti facendo al contempo una foto molto dettagliata senza andare ad aumentare la nitidezza più del dovuto. Terzo nel sondaggio, ma secondo il mio modo di vedere, il Realme, perché fra gli altri tre è quello che ha esagerato meno nell'accentuare i colori, e ultimi Note 10 ed S20. Di questo scatto, più che le differenze cromatiche, mi interessava testare la capacità della messa a fuoco tramite un tap sul soggetto centrale. Primo Note 10, secondo Realme X2, terzo S20 e ultimo Mi 9T Pro, quello che mostra meno definizione nelle scritte, ma ci tengo anche a sottolineare che stiamo pur sempre parlando di minime differenze. Di queste quattro foto, su Instagram ho pubblicato i rispettivi crop e la gran parte di voi si è accorta del maggior dettaglio offerto da S20 in questa prima foto in interna. La seconda foto più votata è stata quella di Mi 9T Pro, probabilmente per la sua maggior naturalezza cromatica, ma il secondo posto lo do a Note 10 perché ha realizzato un'immagine più dettagliata di quella di Mi 9T Pro, e sappiamo bene che in post-produzione una aggiustatina ai colori si può sempre fare, mentre il dettaglio o c'è o non c'è. Tra Mi 9T Pro e Realme X2 il peggiore è stato il secondo, perché ha appiattito un po' troppo il pelo del cane. Facendo uno scatto allo stesso soggetto, usando lo zoom proposto in primo piano dai tre software fotografici, quindi 3x per S20 e 2x per gli altri tre, il vincitore netto è Note 10, che con il suo teleobiettivo di buona qualità riesce a spuntarla per dettaglio sugli altri tre. Secondo, Realme X2, l'unico vi ricordo senza una fotocamera dedicata per lo zoom, ma evidentemente la fotocamera principale da 64 megapixel ha realizzato un ottimo zoom digitale. Ultimi, a pari merito, o forse dovrei dire a pari demerito, Mi 9T Pro ed S20. Il primo perché non ha un teleobiettivo valido quanto quello di Note 10 quando la luce non è ottimale. Il secondo perché la sua fotocamera dedicata allo zoom, che come vi ho già detto in un altro video è uno zoom ibrido, quando c'è meno luce, ad oggi non lavora bene come quando c'è tanta luce. In questa seconda scena in interna, tralasciando i colori più caldi di Realme X2, hanno fatto tutti bene, ma andando a guardare il dettaglio, il vincitore netto è S20, grazie alla combo sensore grande e stabilizzazione ottica, e nel sondaggio su Instagram ve ne siete accorti, visto che ha ricevuto il 44% dei voti. Per dettaglio, secondo il Note 10, merito senza dubbio della stabilizzazione ottica, terzo Realme X2 e ultimo Mi 9T Pro. La foto all'orologio è venuta bene su tutti e quattro i telefoni, a conferma che quando ci sono delle buone condizioni le differenze sono minime. Note 10 ha scurito un po' l'immagine e l'X2, come al suo solito, ha reso i colori più croccanti. Più naturali Mi 9T Pro ed S20, con un po' più di dettaglio e pulizia d'immagine per il Samsung. Tra queste foto con poca luce preferisco quella del Note 10, perché è quello che ha riprodotto più fedelmente il colore del legno. Abbastanza fedele anche il Mi 9T Pro, mentre S20 l'ha scurito un po' troppo e il Realme tende un po' al rosso. Guardando il dettaglio, primo Note 10 che si conferma sempre ottimo nel punta e scatta, secondo S20, terzo lo Xiaomi e ultimo il Realme. In queste foto in condizioni di luce intermedie, tralasciando il Realme, non ci sono grosse differenze cromatiche, mentre per dettaglio il peggiore è il Mi 9T Pro, che sembra soffrire un po' questo tipo di luce, come è il caso dell'amplificatore visto prima. Per dettaglio invece, primo Note 10 che ha realizzato lo scatto più fermo e secondi a pari merito S20 e Realme X2. Per curiosità vi dico che su Instagram il 42% ha votato S20, il 23% Note 10, il 19% Realme X2 e il 16% lo Xiaomi. In queste foto alla piantina, i migliori dal punto di vista cromatico sono stati S20 e Mi 9T Pro, che su Instagram hanno preso gli stessi voti. Sul verde delle foglie ci ha preso di più lo Xiaomi, mentre sul rosso il Samsung. Note 10 e Realme X2 hanno caricato entrambi i colori. Per dettaglio e pulizia d'immagine, S20 la fa da padrone, più o meno parità per Note 10 e Mi 9T Pro, e ultimo Realme X2.
In queste foto allo stereo del salotto di casa mia abbiamo quattro interpretazioni diverse dal punto di vista cromatico, tutte abbastanza valide a mio avviso, ma guardando il grandangolo, la classifica vede primo S20, secondo il Note, terzo il Realme e ultimo lo Xiaomi. Altre foto con poca luce e qui non si notano grosse differenze, se non per i colori. In questa scena notturna avete votato di più S20, seguito a brevissima distanza da Note 10, seguito a sua volta, sempre a breve distanza, dal Realme, e ultimo, ma con distacco minimo dal Realme, il Mi 9T Pro. Guardando le foto più nel dettaglio, sono d'accordo sul primo posto di S20, che mostra effettivamente qualche dettaglio in più, così come sono d'accordo sul secondo posto di Note 10. Tra lo Xiaomi e il Realme credo invece che abbia fatto meglio il primo, ma anche l'X2 se l'è cavata bene. Stessa scena con la modalità notturna, e qui stabilire un vincitore è davvero difficile. Note 10 sembra essere il più dettagliato, mentre Mi 9T Pro è quello che ha esposto meglio le luci delle insegne. Bene S20, mentre l'X2 è il peggiore, ma vi assicuro che per essere un telefono da meno di 300€ se la cava molto bene con scarsa luce. Tra questi quattro smartphone, l'unico a non poter usare la modalità notte con il grandangolo è il Mi 9T Pro, che infatti ha preso un solo voto, avendo realizzato la foto nettamente peggiore. Primo Note 10 invece, che ha preso quasi il doppio dei voti di S20, e terzo l'X2 con un sesto dei voti di Note 10. Guardando il dettaglio, confermo quanto avete votato su Instagram. Primo Note 10, secondo S20, terzo il Realme e ultimo Mi 9T Pro. In questi ultimi scatti, realizzati tutti con modalità notturna, il migliore è stato S20. Secondo Note 10, terzo il Realme, anche se ha caricato troppo i colori, ma quelli si possono sempre sistemare. E ultimo Mi 9T Pro con una foto leggermente mossa. Sommando tutti i voti che sono arrivati su Instagram, S20 risulta primo con il 33% dei voti, Note 10 secondo con il 29%, Mi 9T Pro terzo con il 24% e ultimo Realme X2 con il 14% dei voti. Ma svelati i risultati, vi faccio le mie considerazioni. S20 nel sondaggio è arrivato primo, staccando di poco il Note 10, ma non sono sicuro che il risultato sarebbe stato lo stesso se nelle storie avessi pubblicato più foto dove serve un buon HDR, lo zoom in interna o il grandangolo. Aspetti in cui ad oggi si comporta meglio il Note, perché è meglio ottimizzato, ma rimane il fatto che S20, visti i sensori di immagine più grandi, ha un maggior potenziale. E come ho già detto nel confronto diretto tra S20 e Note 10, se verrà ottimizzato a dovere, farà quasi sempre meglio del Note, che rimane tuttora un punto di riferimento in ambito fotografico, parlando di smartphone. Mi 9T Pro si è difeso davvero bene. In alcune condizioni, come nel caso di questa macro e nella foto alla frutta, è risultato indiscutibilmente il migliore, ma soffre le foto in condizioni di luce medio-basse, che ogni tanto vengono micromosse, e in condizioni di forti contrasti tra luce ed ombre, visto che tende a realizzare immagini più scure della concorrenza. Scattando molte foto in interna, al volo, con il grandangolo, con lo zoom e con forti contrasti, le differenze rispetto ai top gamma più costosi vengono fuori, a causa dell'assenza di stabilizzazione ottica e per i sensori grandangolo e teleobiettivo di minore qualità. Ma tutto sommato si fanno spesso ottime foto, e conoscendo i limiti del terminale si può fare in modo di sopperire a questi ultimi. Realme X2 è stato indiscutibilmente il peggiore, ma vi ricordo anche che costa meno di 300€ e che se messo a paragone con i vari medio gamma nella stessa fascia di prezzo risulta senza dubbio tra i migliori, grazie ad un HDR estremamente efficace e la capacità di realizzare buone foto con poca luce anche senza modalità notturna. Tra l'altro, sempre se messo a paragone con i suoi rivali sotto i 300€, è uno dei migliori nel punta e scatta, ha la modalità notte anche sul grandangolo e fa video complessivamente migliori. Riassumendo, vi dico che i cosiddetti top gamma da 1000€ offrono effettivamente una qualità superiore di foto e video, soprattutto quando le condizioni non sono ottimali e quando si tirano in ballo le ottiche secondarie. I mezzi top gamma invece, come Mi 9T Pro, non saranno dei campioni nel punta e scatta, e rispetto ai top gamma più costosi soffrono principalmente l'assenza di stabilizzazione e fotocamere secondarie di minor qualità, ma con una buona mano e magari un software migliore in certi aspetti come la G-Cam, anche un Mi 9T Pro può dare belle soddisfazioni, così come il Realme X2 che perde qualche altro punticino rispetto al Mi 9T Pro, ma è anche giusto così visto il prezzo inferiore.
Detto ciò, spero che questo confronto vi sia stato utile per capire un po' meglio quelle che sono le differenze fotografiche tra smartphone appartenenti a fasce di prezzo differenti e vi invito a dirmi la vostra nei commenti o a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. In descrizione vi lascio i link per acquistare gli smartphone citati oggi e supportare al contempo il canale. Seguitemi su Telegram per non perdervi i maggiori ribassi di prezzo relativi al mondo smartphone, su Instagram per aggiornamenti sui prossimi video, live batteria, confronti fotografici e per restare in contatto con me, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.